Buongiorno, buongiorno. Allora, eccoci per una nuova avventura dello schiaccione. Sto andando a beccare il solito compagno furlo per fare un giretto nel Piacentino e nello specifico nella Val Trebbia. Cioè, almeno quello è il programma, poi dopo sempre un mistero. Quindi vedremo. Nel frattempo è partito un nebbione infame, non si vede a un metro, fa schifissimo, quindi bene, venerdì 17 mica per niente, non si vede. Zio schifo. Tempo di merda. Ecco. Bene, allora eccoci a casa del frullo per un caffettino prima della partenza. Siamo prontissimi, eccolo là. Qua abbiamo i vari ninni. Meow. Meow. Nei fanali, quella puttola. Facciamo un fanale morto. E quindi allora siamo ritornati sullo schiaccione. A questo giro siamo in mezzo alla nebbia. Direzione prendere autostrada verso Piacenza. Bella, siamo arrivati a Travo. Travo. Sì, Travo. Insomma lì. Quindi adesso si fa l'aperitivino con birretta, panchina e patatozze. E niente, siamo qua di fianco al campo sportivo di Trevor, e niente, c'è sto piazzale ghiaiato, non si vede un cazzo di niente, quindi non si capisce neanche se è bello o se fa schifo effettivamente. Comunque siamo di fianco al fiume. Però abbiamo il 50% di possibilità che sia bello. Esatto. Comunque stasera abbiamo deciso che la buttiamo già in vacca e si becca la pizza! Yeah! Ale! Bene, bene, bene. Allora il frullo è andato alla pizzeria a prendere la pizza e non l'ho seguito perché qua ci sono dei lavori in corso e quindi mi sono dovuto fermare un attimino qua in un punto un po' strategico e il frullito è andato a piedi. Va bene, ci vediamo dopo per la pizza. Buona la pizza! Come ha detto prima il frullo, la pizza è il pasto più importante della giornata. Buongiorno! Buongiorno! Allora dite, praticamente andata a letto, pensieri domattina, allora il drone, dunque figa, lo faccio passare sotto il ponte, figa, bello, lo faccio girare di là dal campo, dunque però aspetta, mi ricordo che di là c'erano i fili, sì, una merda, guarda che cielo di cazzo, catena sentmi la colero in talcun. Ecco, questo è il cielo per dronare, vaffanculo. Eccoci, siamo ripartiti da Trovo perché non ci trovavamo più con sto nebbione. E niente, proviamo ad andare a salire di quota per vedere se riusciamo a trovare un po' di sole e di bei panorami, perché qua ovvio ho voglia di ammazzarsi subito. Quindi olè!
Allora abbiamo visitato il ponte Gobbo, che è anche storto perché figa, va via tutto di traverso. E niente, adesso vediamo dove andare, perché il problema è che le strade sono bene o male tutte ghiacciatissime. E ovviamente con le gomme estive è tutto un programma. E quindi vedremo. Mi sa che a parte sta strada qua, che è quella che va a Genova, c'è poco da giroclare. Bene, bene, bene. Allora, Sostina a Colla. Siamo a 20 km da Ferriere. Non hai detto Ceccala? Ceccala. Siamo, niente, sì, dicevamo, pausetta per fare una pappetta. Faremo i medaglioni con l'insalata della Miki. Lo usiamo come ragù l'insalata. Esatto. Della Miki, che sennò ci sgrida. Niente, dai, c'è il sole, si sta decisamente benino anche con la felpa. Anche ciabatte. Da notare le solite fantastiche ciabatte da neve del Forlo. A duepo! C'è qualche curva in ombra con un po' di neve, ma per ora non va così malaccio.
sotto. Qua sotto. Allora, siamo a Rocca d'Aveto. Rocca d'Aveto a fare gli aggiornamenti della Fire Stick. Perché era comodo, sono più vicini. Ma avevi detto che ci metteva un'ora, già finito. Aspetta che si vede. Spettacolo. Fai idea se c'è un nuovo aggiornamento. Non è, quello finale. Ferma, che ha già fatto. No, download in corso, ce n'è un altro. Figa, carità. Va bene, aggiorniamo. No, ma che te bacche non ti sento già riesci a sapere. No, ma assento fisico. Infatti poi siamo scambiati. Bene. Allora, se parte, sono le 10:30, è uscito il sole, e se riparte in direzione Parma, passando dal passo del Tomarlo.